Però io attraverserei. Perché sta dell'albero. Se il parmigiano, che cazzo sta di. L'autobus non passerà mai così di domenica. Ah, allora va bene. Allora, prima cosa ho detto giusto. Dovevamo andare col taxi a Piazza Ancomarci. Ci metti minimo mezz'ora, quindi cosa fare? Andiamo ad aspettare l'auto. Non passa perché di domenica passano ogni 30-40 minuti. Andiamo a piedi. Però alle 3 chiude la cucina. Allora ci arrangiamo. Andiamo così. Aspetta, aspetta, aspetta. Sta arriva? Sì. Sta arriva l'auto. Siamo all'antico Traiano. Ti ho portato qua. Vi ho preso la caprese. Io adoro i pomodori, mi dispiace. Non mi piace troppo questo posto. Vabbè, famo il pranzo. Sì. Poi mi dici com'è? Forse. Ma no, devi dire. Dimmi com'è. Scotta. Lo so che scotta. Io aspetto. Non mi mancherà nessuno. Noi siamo belli comodi in questa ciotola. Ah, la ripresa delle scarpe. È tardi, guarda. Ma guarda che se vede, ragazzi, se vede che lui non vede i miei video, perché queste riprese già le ho fatte. Sì, nei giorni precedenti. Fighe. Non così fighe. Va bene, questo è il giacchetto di Veda. Me frego tutto. Piano sequenza di nuovo, meglio come ieri. Ma che stai a fa? Io. Stai facendo la stessa identica ripresa di ieri, lo sai? L'ho montata prima. Allora mi faccio dal basso. Sembri. Io tanto sono più vicina. No, dato che sono più basso sono più vicina di te. Ma così non si vede. Allora, non so quanto verrà lungo. La stessa ripresa di ieri, lo sai? Sì. Questo vlog. Perché adesso stiamo andando a Roma. Dov'è che abita la Nina? Sì. A Roma. Per fare una cosa di lavoro, io, Alessia, Anthony e questo tizio. E quindi non posso ovviamente riprendere perché i video escono il giorno dopo, quindi non è che posso metterlo dopo che è tutto concluso. Va bene. Prendete due, Cristina, prendete due. No! Cazzo! Provala! Prova Anald! Allora, io non l'ho mai fatto. Si vede. No, cioè devo riuscire. Non ci riuscirai. Oh! 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 Dopo due! Sì, sì, non ci sono mai riuscita! No, è vero! Sì, guarda. Sembra un ladro. Stiamo andando appunto, come ho detto prima, a Roma per fare delle cose di lavoro. E vi ripeto di nuovo che non vedrete molto perché praticamente non possiamo riprendere. Non si può dire. Però adesso caffè. Buongiornissimo, caffè. Caffè? E creativi. Sì. Facciamo l'anteprima del video. Caffè e creatività. E posto VIP dietro. Tutto lo spazio. Mio. Io voglio stare con il telefono. Ok, Instagram abbiamo... è molto interessante. Abbiamo appena finito di chiacchierare per i nostri progetti. Ciao, come stai? Niente, adesso ci prendiamo un caffè. Grazie mille, grazie. Allora, vi devo dire una cosa, poi vedrete questo video. Un attimo, Reda. Io, il Reda è il disturbatore. Volevo dirvi che il video che avete visto ieri è uscito tardissimo, perché adesso sono 6:30. Non è vero, molto più tardi delle 6:30 abbiamo fatto appunto tardi e quindi è stato tutto un susseguirsi di cose oggi. Scusate se il video è uscito in ritardo, anche gli altri penso usciranno tipo alle 8, non più alle 6:30, perché almeno ho anche più tempo con i vari impegni per montarli. Scusa. Perché mi dispiace dirvi. Scusa, posso? Scusa. Sono solo mosso. Sono solo mosso. No, aspettate, perché mi dispiace dirvi, esce alle 6:30, poi però lo vedete carico alle 8, 9. Quindi vi dico, usciranno dopo cena sicuramente, ok?
Ale, sei soddisfatta? Per le cose che sono successe oggi? Allora, siamo qui. Ce l'ha presa? Ehi! Quindi ce ne mettiamo se là. Se no, so guardare, che ne so, da là. Perché lei... Tu riesci a guardarlo da là? Io no, ci riesco. Ci mettiamo là, quindi. Dai, aspetta, dai. Spostiamo. Sì, è arrivato l'appetito. Tutto ciò che è verdura mangio io. No, io non ma chi è a salutare questa sera? Due cose. Vai. Questo. Che è carino. Io questo è mangiato del latte. Siamo qua. Verdurina. Buon appetito, io prendo il formaggio. Vediamo questo. Che culo. Poco. Le larga, sporche di... Poco. Ma buona. La lasagna, non sai. Guarda che sta morciuccio. Io ho mangiato solo i piselli, fammi capire. La cosa interessante è che sono a dieta e posso fare anche io l'aperitivo oggi perché c'ho la verdura. E poi è domenica, ogni tanto ci sta. Il piatto. Esatto. Allora, questo comportamento non è consono alla mia. Ti adesso prendo e me ne vado. E chiami il tuo avvocato. Francesca, passami la bozza. Ma questa è la mia. Giovanni, allora, tu adesso mi rispondi. Ascoltami un attimo, non sì. Ci siamo capiti. Sì. Sto spendendo dei fogli, dei soldi e sto procurando tutto per te. Quindi fondamentalmente questo non è un comportamento idoneo. Ma se io voglio sputarti su un cappello. No, non sono comportamenti questi. Andre, io sto vloggando, Sto vloggando. Sì, ma io sono un cesso. Ma non è vero, siamo qui. No, sei sempre tu. Quello mi fa piacere. Visitare posti, viaggiare, non sta fermo un secondo. Si sente sempre stretto, limitato, odia le catene. Parliamo degli archetipi. Reda e Dioniso, Foglia e Poseidone, Alessia e Core, Mattia e Festo, ci metti pure Marte. Andrea non lo so, Marte. Antonio Ervas e io sono Persefone e Afrodite. Non ci sei ancora. Sviluppare l'archetipo padre che poi ci l'archetipo padre sono. Guarda, è proprio una bambina. Io? Sì. Ma questo radio sarà degli anni 40, bellissimo. Guarda, c'è la macchina da cucina. Quella ce l'ho a casa. Davvero? Sì. No. La guardi, mi piace. 50 euro? Sì, dai. No, 100. La macchina dopo cucina. Un tavolano di scuro. Comunque sei arrivato a trovare un altro componente di New Sense. Ah, pensavo. Anche per che, vabbè, un altro componente siete voi due. Questo sarebbe tutto l'antipasto nostro. Ha detto che Magri magna così loro due. Magno così. Stiamo aspettando il nostro turno per fare una domanda ad Andrea. È proprio per quello. Tu subisci. Io. Oh, senti il padrone di dentro qua. Io. Proprio per quello che ha fatto, così. Scusa. Prof. Prof. Troppo importante. Ma avete parlato per un'ora intera. E questo? Non sei un artista, zitto. No, dai. Non ti rispondo. Vabbè, questo non sei un artista. Devo fare una domanda. Questo non sei. Eccoli. Non è concesso. Non è come dici tu, Giovanni. Te la ricordo. Non è come dici tu, Giovanni. Grazie, Anna. Foto di Anna. In realtà è stato di Anna. Non lo so, era tipo molto bello. Sì, esatto. Però terra non la può mai. Mettiamo farina, guarda. Che la forma di madre free. Terra creda che esista, perché anche terra è la madre terra, però come se fosse nonna terra. Bacio in bocca a Freeze. Che è la mamma. Perché sono quelle donne molto materne. Bacio in bocca a Freeze. Che ti toccano sempre. Che ti toccano sempre. Con, labbra aperte come e Freeze. Come se fossero proprio tua madre tra poco, no? Ecco. Terra la vedi lì dentro, così come Saturno, così come puoi trovare Saturno dentro a Poseidone. Link qua sotto in descrizione. Sono di Anna e Giovanni. Hanno ereditato questa tendenza. Però è comunque mescolata ad altri. Silenzio! Ha formato da altri archetipi, Poseidone. C'è una guancia però. E levati! Mi fanno paura tutte e due. Madonna mia, ma io non so cambiare un sacco di cose. Guarda com'è disturbato. Il bello è che non è che lo prende ironicamente, capito? A me è dato tutti come un ragazzo. Quindi cosa cambia? Ma mi ha frenzonato, non lo so. Mattia, freeze! Hermes. Chi c'è qui sopra che mi pesa?
Hermes. Non pesiamo le parole. Sei Silvi. Lei sta a fare la nigga. Sì, è bello, bello per te. Lei. Io. Ma veramente me l'hai messo col cappuccio. Stai a fare la nigga, ma in realtà non è in grado. Un attimo il lavoro. Fare night. Sono capace. Fare night. Ma certo, è lei che non sta tanto bene. E passi quello che ascolta. Immaginavo, deve fare. Sono un maiale di nuovo. Scusami, l'ho portata a cena fuori e sta sentendo. Stiamo facendo tipo una cena di Natale. Rossita. Io ho preso l'abbacchio. Ma te come ridi? Era da pulire. Ma perché? Ci avevo sperato. Che illusione. Io sono qui. Qualcuno che mi prende. Finalmente. Ho conosciuto una cameriera troppo simpatica. Ok, la faccio. Vai. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video recensione sui ristoranti. Allora, oggi ci troviamo in... La locanda non ho capito una ceppa. Del gatto nero. Del gatto nero. Del gatto nero, quindi grattamo. Quello mio, ma che stai a te? Mio, qua. Piccola, ti chiamavamo gatto. Grazie. Che succede? Che abbacchi enorme. Mancano solo le verdure qui. Buon Natale. Profiterol. Ah, oh, profiterol. Io direi che assaggio un po'. Certo. Tu che hai preso? No, vabbè, mi mangio questa, mi piace. È più carina. Io sono più educata. Sono più femminile. Mi sembra una cocca. Ma siamo buoni dentro. Stai divertendo fino. Che ti parli? No, se solo le faccio assaggiare. No, buona? Ma la fai assaggiare? No. No. Tu sei Dio, non so se è buono. Non so, buono. Che carina. Tanto sa che alla fine del nostro pezzo. Mi chiamo Jeremy. Vengo dal 48 Spliff Swipe della California. Parla! Dimmi dove hai messo l'ultima merendina al cioccolato! E lui è il mio amico Thomas. Perché? Perché mi chiami Thomas? Io mi chiamo Billy, sono Billy! Sono sempre stato Billy! Da tanto tempo si è creata una seconda identità e oggi si chiama Billy. Mi stai prendendo per il culo! Sì, mi stai prendendo per il culo. È un giocatellone. Mi stai prendendo per il culo, ok? Vabbè. Dovete capire che è un giocatellone. Lei osserva. Vabbè, mentre loro fanno i loro teatrini improvvisati. E tu? E tu con questi capelli? Mi sto dando la buonanotte. Sai. Che ha fatto quella stracciacazzi di tua figlia? Buonanotte. Ok. Ho passato tanto tempo in questo posto con te. Tu vuoi una tavoletta di cioccolato? No, già ho mangiato. Sono sicuro. No, parla. No, parla. Lasciami perdere. Parla. Non mi meriti. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Salve signore, come va? Desidera salve. Qualcosa da desidera? Te? E un cocktail alla fragola. No, no, il taglio di capelli mi sta prendendo. Ah, scusi, no, pensavo che era il... Io sono qui per ah, lavorare. Ah, ok, ok, scusi. Grazie. Carlo, aspetta un attimo in macchina. Prendi Giovanna, mettila in macchina. Ok, allora, il taglio vuole. E non so. Vabbè, io me do. Ciao.